Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia, cari fratelli e sorelle, che prende in prestito le sue formule, le sue espressioni dalla Sacra Scrittura, dice che la gioia di Dio è stare in mezzo agli uomini. Effettivamente, se constatiamo il fatto che, come ci ricorda il Magistero anche recente del Vaticano II, l'uomo è l'unica creatura che Dio ha voluto per se stesse, che ha creato per amore, capiamo quella che è la considerazione che Dio ha per l'uomo nell'amore. Tant'è vero che condivide la sua natura, tant'è vero che Dio entra nella storia, tant'è vero che Dio entra nello spazio. E qual è lo spazio privilegiato di Dio? Bellissimo questo. Quello del grembo di una madre, di una giovane donna, Vergine Maria. E allora possiamo considerare anche quella che sia, dono nel dono, considerazione nella considerazione, amore nell'amore, ciò che è Maria per Dio. E naturalmente possiamo chiederci, in base al principio di reciprocità, chi Dio è per Maria. E allora, come ci suggerisce Sant'Alfonso di Liguori, che stiamo accompagnando nella sua bella preghiera di novena a Gesù Bambino per il Santo Natale, dobbiamo veramente impegnarci, sforzarci, ma chiedere soprattutto al Signore, perché poi alla fine è un dono della grazia sua, di amare Gesù con il cuore di Maria e di amare Maria con il cuore di Gesù. La casa bella, di cui ancora una volta ritorna la liturgia quest'oggi nella prima lettura tratta dal libro di Samuele, a proposito del dilemma, quasi dello scrupolo, della colpevolizzazione che faceva di se stesso Davide nel non aver costruito una dimora degna per il Signore in un tempio sacro, si traduce in che cosa? Proprio nel grembo di Maria, che è quella casa che Dio privilegia, al di là delle case di mattoni, di cemento, di pietra, di tufo, di cristallo, e chi più ne ha più ne metta, come materiale di costruzione, che anche col progresso, la tecnica, l'architettura ci presenterà, l'edilizia ci presenterà. Ma chi veramente edifica noi, chi ci aiuta a costruire nella nostra vita un'architettura cristiforme, cioè che ha le forme di Cristo, è l'esempio di Maria. Ecco perché la sincera devozione a Maria, che significa amore verso Maria, ci deve portare alla imitazione di Maria. Infine, il Vangelo secondo San Luca oggi ci riporta per intero quel testo che noi canteremo oggi dopo la Santa Comunione, il Benedictus o Cantico di Zaccaria, perché fu il marito di Elisabetta, il papà di San Giovanni Battista, che lo pronunciò dopo che ebbe riacquistato la favella, dopo che ebbe riconosciuto il dono di Dio. Giovanni è il suo nome, ma nessuno si chiama nella tua famiglia così. Sa da chiamare Giovanni, sa da chiamare. Così come Elisabetta stessa, la moglie, aveva detto. E Zaccaria, che era muto, lo scrisse su una tavoletta. Giovanni è il suo nome, che significa Dio che fa grazia. E credo che ognuno di noi debba riscoprire, bambino o vecchietto che sia, questa giovinezza interiore, che la capacità di sapersi meravigliare, stupire di fronte alle cose belle di Dio, così come forse in questi giorni, anche se in maniera filtrata, depotenziata a causa delle restrizioni, ci stiamo anche stupendo di quell'arguzia, segno anche questo di prossimità, di empatia, di amicizia, di affetto, di rispetto, di fronte ai regali che le persone ci fanno. Ma è proprio quello che cercavo, altre volte, ma che è sta cosa che mi hai regalato? Magari uno dice interiormente, no? Ecco, però dobbiamo impararci sempre a
meravigliare di fronte ai doni di Dio, perché anche di fronte ai doni di Dio c'è chi li apprezza, grazie Gesù, e c'è chi dice gran già fare, o alcuni che non riconoscono nemmeno i doni che Dio fa loro ogni giorno. Vedo anche la bell'aria che respiriamo, i raggi solari che ci riscaldano, sono doni di Dio. Pensiamo a tante persone che non possono godere di tutto questo, ecco, noi qui siamo in Sicilia, i poveri belgi, ecco il paese di Padre Serafino qui, fa sempre freddo, anche a maggio, quando io sono stato lì, un mesetto sono vissuto lì, fa sempre freddo, 5 gradi, nel pieno mese di maggio qui fece un matrimonio di Teresa, c'erano i gelati, ho fatto i gelati al limone dopo il matrimonio nel mese di maggio. E pazienza, ma al di là di queste battute che sto facendo e concludo, sono appena 6 minuti di omilia, non vi spaventate. Il Benedictus va letto sia come dimensione di vita personale, cioè va tradotto, va riletto in quella che è la nostra risposta al Signore per i benefici che ci fa, sia da un punto di vista collettivo. Perché Zaccaria si fa interprete del popolo di Israele, dei suoi sentimenti, che viene liberato dai nemici. Ma di quali nemici si tratta quando si dice Signore degli eserciti, questa invocazione? E San Paolo ci viene in aiuto, perché qui non si tratta di nemici in carne ed ossa, ma si tratta di nemici spirituali, delle forze diaboliche, del male, del maligno, del demonio. Ecco, allora è la vittoria sulle tenebre del nemico di Dio e del nemico dell'uomo, che è il demonio. E noi con questa luce del Santo Natale vogliamo squarciare questa coltre e questo velo di tenebre, di buio, per renderci permeabili, quindi trasparenti, anche con una vita pura, santa, di fronte a questa verità che è Dio, la verità della nostra vocazione, la verità di quello che siamo, la verità dell'amore fedele che il Signore ci porta e che esige da noi una risposta. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.